Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 24 febbraio 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Salvatore Cajata, candidato Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato per riciclaggio. Di Maio dice: l'ha omesso, è fuori. E lui risponde: non mi ritiro. La notizia è stata rivelata da alcuni quotidiani e confermata dal presidente del Potenza Calcio, che però su Facebook si difende. Ha detto: storia vecchia del 2016 che credevo fosse stata archiviata. Per il leader grillino l'omissione vale l'espulsione. Fattorini, cibo a domicilio, a Bologna nuovo sciopero, vogliono pagarci a cottimo, dicono, ma questa non è un hobby. Riders Union, che rappresenta i collaboratori delle principali piattaforme, dicono, pretendiamo contratti adeguati che superino la collaborazione autonoma occasionale, un'assicurazione infortuni piena e attrezzatura adeguata e gratuita, un monte ore garantito, una retribuzione dignitosa e indennità sullo smog in caso di pioggia e di lavoro nei festivi. Trump, gli uomini chiave della campagna elettorale accusati di frode fiscale e bancaria. Le accuse si aggiungono ai 12 capi di imputazione messi in ottobre contro i due uomini per riciclaggio di denaro e la mancata notifica alle autorità americane, della loro attività di lobbisti del governo ucraino e del premier filorusso Viktor Yanukovych, fra il 2006 e il 2015. Borsalino, Finanza sequestra il marchio, ora si potrà vendere dopo il fallimento. Erano stati i curatori fallimentari Stefano Ambrosini e Paola Barisone ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al fallimento. Il sequestro scongiura il trasferimento del brand a terzi e consente ai curatori di mettere in vendita l'intera azienda, compreso il marchio. Caserta, sacerdote di 42 anni, arrestato per violenza sessuale. L'accusa è medievali e brutali riti esorcisti. Pazzesco, cari amici. Il prete è finito in carcere, ma il GIP ha disposto gli arresti domiciliari anche per i genitori della vittima che ha 14 anni e per un poliziotto che avrebbe scoraggiato il tentativo di denunciare gli abusi da parte della sorella. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, sono tre le ragazze abusate. Non c'è mai fine al peggio, cari amici. Bene, con questo è tutto. La rassegna stampa di oggi, 24 febbraio 2018, prima edizione, termina qui. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.